La coniugazione del più che perfetto è la stessa per tutte le coniugazioni regolari. Prendiamo, per esempio, il verbo utilizzato nell'esempio iniziale, tratto e liberamente adattato dal quinto libro del De Bello Gallico di Cesare. Il paradigma del verbo in questione è cognosco, cognoscis, cognovi, cognitum, conoscere. Dal paradigma isoliamo la forma del perfetto cognovi. Stacchiamo la desinenza della prima persona, i, e otteniamo cognov. Il tema del perfetto. A questo aggiungiamo le voci dell'imperfetto indicativo del verbo essere. Avremo quindi cognoveram, io avevo saputo, cognoveras, tu avevi saputo, cognoverat, egli aveva saputo, cognoveramus, noi avevamo saputo, cognoveratis, voi avevate saputo, cognoverant, essi avevano saputo. In modo analogo possiamo formare il più che perfetto indicativo del verbo essere, partendo dal paradigma. Dal paradigma isoliamo la forma del perfetto, fui. Stacchiamo la desinenza della prima persona, i, e otteniamo fu. Il tema del perfetto. A questo aggiungiamo le voci dell'imperfetto indicativo del verbo essere. Avremo quindi fueram, io ero stato, fueras, tu eri stato, fuerat, egli era stato, fueramus, noi eravamo stati, fueratis, voi eravate stati, fuerant, essi erano stati.